la persona sta male anche perché si sente solo, si sente affettivamente a terra. Una persona che magari non è un partner, non è un familiare, ma che ti accetta per quello che sei, che ti ascolta, ti sostiene, ti dà energia, no? Ti dà forza, ti dà amore, tra virgolette, amore, quello che noi in termini psicologici chiamiamo l'accettazione positiva incondizionata, ma quello che gli arriva è l'amore, magari da una persona, che lo fa per professione, ma è sempre il risultato, ciò che arriva è quello, e questa forza permette magari di fare un suo percorso, ma anche di crescita, perché no, man mano, durante magari un andato in giudice, però chi lo sa che poi non fa un percorso di crescita, di maturazione e di fare delle scelte magari senza appoggiarsi troppo agli altri o quantomeno evitare la conflittualità che è la cosa peggiore che ci possa essere, per il partner. Quindi, come vedete, il counseling sicuramente si può inserire con sempre senza dare consigli, perché il counseling è questo, per definizione non dà consigli. Andrebbe contro i principi di base del counseling. Se si comincia a dare consigli, cominci a perdi il principio di base è l'obiettività. Che vengono meno anche le tecniche, viene meno tutto se si. Vengono meno i fondamenti, sì, le fondamenta proprio che permettono l'efficacia, che poi, ripeto, è l'amore. Rogers l'ha sempre detto, questa è una parola che sembra fuori luogo in un contesto del genere, ma ripeto, l'amore nel senso di forza, c'è qualcuno che crede in me, mi dà fiducia, mi fa parlare, mi accetta. E che cos'è questo se non è l'amore? Uno che ti accetta per quello che sei. E l'amore è di forza, non so se siete d'accordo, ma no? In forza poi permette di cambiare quel predicante. Perché l'amore, quello di cui parla Rogers, non crea dipendenza. Sapete cosa crea dipendenza? Mancanza di amore. Perché si dipende da qualcuno nel tentativo, nella speranza di averlo. Ma laddove c'è amore, quello vero, quello che non crea dipendenza. Dopo che qualcuno si è... da qualcosa. È una qualcosa. Perché si cerca di surrogare in qualche modo. Ecco. Può essere anche una tossicodipendenza, ma anche in cose materiali. Qualsiasi cosa, qualsiasi dipendenza, che nel tentativo di affrancarsi dalla dipendenza da una persona, a volte che può sembrare un progresso, non si riesce a, no? Ci si comincia ad essere dipendenti da uno psicofarmaco o da una droga. Però ripeto, questo tipo di amore non crea dipendenza. L'amore, una volta che ha pagato l'esigenza normale di amore, fisiologicamente, naturalmente, la persona comincia a prendere il volo, come è nella natura. La persona non prende il volo, rimane nel nido solo perché non ha, no, deve continuare a tentare di avere quell'amore. E la dipendenza è quella. Quindi nel counseling, se non si danno consigli, se non si crea una dipendenza da sostegno, perché a volte nella psicoterapia ci può essere anche, no, si può scivolare in una dipendenza, come sapete. Là nella psicoterapia però poi ci dovrebbe essere il tempo di fare un percorso poi di crescita, di rompere la dipendenza creata. Nel caso non c'è questo tempo, quindi non si può creare dipendenza con i consigli, bisogna andare subito a rinforzare attraverso la valorizzazione della persona.
causa di una rabbia che non dura anni, può durare 5-6 incontri, a volte 10, che non dei casi. E quindi bisogna andare, la psicoterapia dipende. Dipende da. Non c'è un limite. 6-7 anni. Anche 7 anni. A volte bisogna passare attraverso un discorso di dipendenza per poi arrivare però all'indipendenza. Non c'è altra via, a volte, in casi, in certi casi. Però più delle volte, in queste situazioni, si può lavorare sulla persona, forzare la persona.